di conclusioni, cioè voi lì c'era una possibilità di mettere insieme un blocco anche eterogeneo, che è il problema del sud con quello del nord, no? E invece hanno cominciato una guerra e sappiamo com'è andata. Adesso ci troviamo in una situazione che, come tu anticipavi, vede, su questo vorrei chiudere, il Movimento 5 Stelle come il baricentro, anche il ventre molle della situazione, no? Perché prima è stato fagocitato dalla Lega, poi passa da un governo con la Lega a un governo con il Partito Democratico, che era stato il nemico su cui si era sostanzialmente costruito il movimento 5 Stelle, con un voto sulla van der Leyen, che adesso appena, che ha cambiato il quadro di riferimento, perché il Movimento 5 Stelle non è mai stato, no, non ha mai dichiarato di essere no euro, no? A volte ha fatto capire, ha fatto intendere, però da quello a votare la van der Leyen, che è la rappresentazione unionista, ed è tutto evidente che dentro il governo, dentro il 5 Stelle, dentro il governo giallo-verde è nato il virus, con la regia evidente di Mattarella, di Draghi e via dicendo, di Tria, di Moavero, di Conte, per cui quello che era un governo euroscettico è diventato poi piano piano un governo, appunto, il governo unionista. Qui ne affronto solo due questioni. Intanto, come si dice sul quadro internazionale, al massimo c'è il silenzio. La finanziaria che sta dentro i parametri è una finanziaria che diciamo, non affronta nessuno dei problemi, no? Aumenta le tasse sparpagliando in modo tale che la gente non si incazzi, no? Ma non ha nessun, cioè è una finanziaria senza senso, e le prossime saranno più o meno analoghe. Poi è venuto fuori, adesso c'è questa discussione sull'altra cosa, e che ha agganciato la finanziaria, adesso bisogna vedere come funziona. C'è la proposta del ministro Boccia di andare ulteriormente all'autonomia differenziata, fingendo che si possono fare tutta una serie di cose che non sono mai state fatte, cioè che l'autonomia differenziata dovrebbe uguagliare i cittadini di fronte ai servizi. Quando durante il percorso precedente un sottosegretario di fronte a una commissione parlamentare ebbe a dire una cosa tanto sacrosanto quanto banale: non si può pensare di avere un'uguaglianza di servizi dicendo, facendo il decentramento. Se fai il decentramento, evidentemente vai alle differenziazioni, no? L'esempio più eclatante su queste cose, si parlava prima dei nidi, si va da zero a coperture molto alte in certe zone d'Italia, e la scuola materna statale copre, credo, l'85% in tutta Italia. Tanto per dire cos'è, se si vuole l'unificazione dei servizi e dei diritti delle persone, qual è il meccanismo che devi adottare. E quindi già la situazione, già dal titolo quinto, per tutta una serie di ragioni che sarebbero lunghe da spiegare, ha già creato un macello. È una differenziazione, con il secessionismo differenziato praticamente si producono tutte le regioni sono come se fossero la statuto speciale, no? Questo modifica, fra l'altro, cosa di cui non si discute, però con degli storici, il come si organizzerà il governo, perché il governo si dovrà, e già lo ha fatto per le altre cose, in maniera tale per cui deve tener conto di questa differenziazione. E una cosa che non viene mai detta è che con l'introduzione delle regioni è finita la questione meridionale come questione nazionale, perché adesso il problema della questione meridionale, che è sotto gli occhi di tutti, è un problema di ogni singola regione. Alcune regioni peraltro non sono più grandi di una provincia e non hanno più abitanti del comune di Ancona, no? Tanto per dire, no? Questa è la situazione. L'ultima cosa, la questione del MES. Voi tanto lo sapete già di cosa sto parlando. Allora, lì ci sono due o tre questioni che sono importanti. Uno,
che nel momento in cui tu mi dici che ho bisogno del MES, stai dicendo che avrò bisogno del MES. E quando è che hai bisogno del MES? Quando sei in crisi, no? Quindi, se uno vuole, siccome tutti ragionano i mercati, cosa pensano, stai dicendo ai mercati, guarda che c'è qualcosa che non quadra. Non è passata l'idea dei tedeschi che bisogna ristrutturare prima i debiti per avere i finanziamenti, ma se tu dovessi andare a una situazione di crisi, ed è chiaro che funziona come ha funzionato con la Grecia, ti do i soldi e tu mi fai tagli questi, tagli quest'altro. C'è un altro aspetto di cui non si parla pochissimo, è che l'unica cosa introdotta di nuovo nel meccanismo europeo di stabilità è il fatto che possono accedere anche le banche. Ora, se noi guardiamo in Europa, le banche che stanno peggio sono quelle tedesche. E a che condizioni tu puoi avere i finanziamenti? Se rispetti i parametri di Maastricht. Chi rispetta i parametri di Maastricht? La Germania. La Germania ha quello che le banche chiedono, la Germania è quella che può chiedere i soldi, quindi lui può chiedere i soldi senza dover fare niente, no? E quindi rischiamo di pagare noi, che quando finanzieremo il MES, loro. C'è un ultimo aspetto che a mio modo va sottolineato, è che il MES è necessario perché siamo nell'Unione Europea. Il MES è necessario perché siamo nell'euro, perché se noi se non fossimo nell'Unione Europea e nell'euro, noi non avremmo bisogno del MES. O esistono già tipo il Fondo Monetario Internazionale, se vai in default, e vi dicendo, ma è difficile andare in default, in bancarotta, se tu hai la sovranità monetaria. E è anche difficile, se tu hai la sovranità monetaria, molto più difficile, che i mercati ti mettano sotto tiro, perché comunque, come si vede al Giappone, il Giappone ha 200 e passa di debito, ma nessuno gli fa la guerra contro. Quindi anche il MES riporta il problema alla questione dell'euro e alla questione della sovranità monetaria. Finisco dicendo questo. Noi adesso su che cosa stiamo lavorando? Due cose. Uno, su delle tesi che raffrontano la questione della crisi, del modello di capitalismo e vi dicendo. Mettere a fuoco i nodi dell'Italia, perché se noi non ragioniamo sull'Italia è inutile ragionare sul resto del mondo. Affrontare la questione internazionale, compresa per l'Unione Europea, ma la questione della Russia, della Cina, dei rapporti con gli Stati Uniti, a partire dall'interesse nazionale, perché altrimenti non si capisce qual è il criterio con cui tu poi ti muovi nel mondo, che cos'è meglio per te e per il tuo paese, che poi in realtà, a differenza del passato, oggi l'interesse nazionale in larga parte è interesse dei lavoratori, è un interesse popolare, perché la borghesia invece non ha un interesse nazionale, ha un interesse ad un altro. Il rispetto della sovranità altrui. Certo, ovviamente. Certo. E sul piano politico la nostra idea è lavorare intessendo rapporti con tutti, però è del tutto evidente che la situazione politica propone di nuovo il bipolarismo, no? Che il bipolarismo è la destra, Salvini e il Partito Democratico. Tutti quelli che stanno in mezzo devono essere stritolati. Poi vedremo se la legge elettorale, se la faranno, andrà in questo senso. Però dal nostro punto di vista il problema è chi ha votato 5 Stelle e oggi è deluso, cosa fa, dove va, se può avere un'alternativa, e se dentro i 5 Stelle c'è la consapevolezza che devono resettarsi, che hanno problemi di cultura politica non adeguati alla situazione italiana e al cambiamento che loro poi dicono di voler portare, e quindi per esempio abbiamo già fatto un incontro pubblico con Paragone. Comunque
seguiremo, perché da come si risolve o non si risolve il problema 5 Stelle, si vede se c'è la possibilità in Italia di costruire un terzo polo contro questi due, e quindi unificare tutto quello che è, diciamo, quelli che sono per la sovranità democratica, costituzionale, eccetera, 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 oppure invece dovremo assistere al balletto, no, fra uguali e simili che produce il liberismo e il bipolarismo, e quindi diciamo che dopo il 26 gennaio, quando ci sarà il voto in Calabria e soprattutto in Emilia Romagna, lì capiremo se la legislatura continua, se la legislatura non continua, e cosa succederà dentro i 5 Stelle, in quella parte di popolazione che ha investito sui 5 Stelle, che in larga parte dell'ultima elezione si è astenuta perché non ha alternativa. Scusate se sono stato lungo, però visto che abbiamo poche possibilità e opportunità di vederci, volevo fare un po' il quadro, insomma, su cui si muove nuova direzione. Noi, quando avremo le tesi, la bozza delle tesi, ve le invieremo, e se poi voi siete interessati a un confronto su queste elaborate, un po' lunghe, io sono disponibile a riprendere questo discorso, e comunque terrò conto in ogni caso delle cose che direte. Grazie. C'è una domanda solo, per così dire. Il 12 ottobre c'è stata questa manifestazione Liberiamo l'Italia, a cui io poi ho visto che aveva aderito anche Nuova Direzione. Ora, siccome io non conosco bene, diciamo, però ho seguito, adesso c'è il 7 dicembre un'assemblea di questa. Di quelli che avevano dato vita a questo movimento, e io ho letto il documento, no? Che è un buon documento, cioè, sembra, diciamo, solo l'unica cosa che è un aspetto, quindi siccome tu mi hai detto per telefono che andrai, sì, parteciperai a questa cosa, che è un po' strana. Cioè che non c'è il minimo cenno, si parla molto dell'Europa, ma della questione, diciamo, della NATO. Cioè, nel senso che liberiamo l'Italia, già la parola stessa liberiamo l'Italia implica un fatto che e quando parli di sovranità, cioè non puoi solo parlare di cose monetarie, c'è anche un aspetto, diciamo, di influenza politica e militare che gli Stati Uniti esercitano in maniera, sappiamo per la storia d'Italia e del resto del mondo, in maniera proprio pesante. Cioè che qui, se te sei sotto il giogo, sotto la dipendenza degli Stati Uniti e nel quadro della NATO, ti devi tenere bombe nucleari, missili, compagnia. Quindi il movimento che si chiama Liberiamo l'Italia, sto problema bisogna porglielo, cioè, perché diciamo, il movimento della cuna è fondamentale. Cioè, non c'è mezza parola sulle politiche internazionali, però per altre cose, facciamo un giro così dopo magari così vi, no? Sì, io ho alcune cose da dirti, nel senso che così tu hai un'idea un po' delle riflessioni che abbiamo fatto in tutto questo periodo, e se io parlo per me, ma penso anche per gli altri compagni, li chiamo compagni perché ci conosciamo così. E poi ti volevo chiedere delle cose più tecniche. Dunque, molti di noi sono reduci da, io ho 71 anni, tanto per dire, no? L'ho compiuto da poco, ma li sento tutti. Siamo in qualche modo una generazione di vinti, ecco, una generazione che per molti di noi ha voluto significare anche sul piano personale. Pensione, mi sento abbastanza tranquillo sul piano economico, magari c'ho anche degli affetti consolidati, ma che cazzo non lo fa fare? Esatto. Allora, io ho già dato, no? Esatto, cioè. Ho già dato, fatto, mi viene da pensare. Io mi sono fatto anche 3 mesi di carcere, per dirti, insomma. Quindi abbiamoci fatto il famoso salto al cielo, movimento rivoluzionario,
abbiamo perso su tutta la linea, tanto che appunto poi è venuto negli anni 80, il liberismo, eccetera. Allora, chi ce lo fa fare? E poi abbiamo ragionato, ci siamo sentiti, ma appunto tanto questo arco di tempo che rimane, nel caso mio diciamo 10 anni, se va tutto bene, se non è diciamo 81 anni, già una bella età. Bisogna spendere invece in maniera felice, e la lotta per noi è qualcosa che ha un forte contenuto di esistenziale, di felicità esistenziale. Allora, cosa fare? Adesso ti dico il caso mio perché capisci dopo dove voglio andare a parare. Allora, qui sono abbastanza conosciuto in alcune per vari motivi, no? C'è una lunga storia, l'età, eccetera. A un certo punto dei giovani, due venivano dal partito di Rizzo, altri venivano dalla destra, alcuni erano addirittura di Cosa Pound, poi dopo sono usciti, e allora diciamo erano come riferimento le associazioni Proudhon che facevano capo, che ancora ci sono in Italia, che facevano capo a una rivista che è l'Intellettuale Dissidente, che è culturalmente di destra, diciamo, di Alain de Benoist, però dentro c'erano anche vari ex compagni e diciamo rappresentavano in Italia quello che in qualche modo è successo in Francia, no? Quindi gente che proviene, dico pensatori, che vengono da una cultura nazionale conservatrice o nazionale rivoluzionaria nel senso più nazionale, altri che venivano dall'estrema sinistra. Dopo diciamo tutta la vicenda del pensiero destrutturante, lo strutturalismo, la destrutturazione, via dicendo, comunque quello che era rimasto. E con loro abbiamo fatto alcune iniziative. E per esempio abbiamo fatto un'iniziativa sul populismo, che è venuta anche bene, esatto, non c'era anche tempo, no, è venuta anche bene. E venne un certo Luca Lezzi di Salerno, che veniva da Casa Pound, poi uscito, e io neanche ho letto il libro che lui ha scritto sul populismo della Vergara, non l'ho letto, per vari motivi, anche di tempo. Io ho fatto un'introduzione anche abbastanza lunga, no, ho fatto un intervento politico-culturale, eravamo d'accordo su tutto per quanto riguarda l'aspetto, cioè la storia del populismo, da quello originario russo, America Latina, erano d'accordo soltanto che Lezzi, ancora io lo vedo su Facebook, è pro Morales, è un chavista sfegatato, è contro la repressione in Cile, insomma. Poi abbiamo fatto anche altre iniziative, adesso c'è un'associazione che si chiama Orwell, che in qualche modo è più segnata da un aspetto di destra. Perché? Perché due di questi giovani universitari, uno sta, diciamo che era poi l'animatore, sta a Roma, ormai rimane lì, si laurea, l'altro si è un po' defilato, e gli è rimasta questo nucleo abbastanza di destra, con cui abbiamo fatto varie iniziative. Per esempio abbiamo fatto due incontri, ma ravvicinati a distanza di un anche con Fassino. Uno con Alemanno e dopo su quello con Fassino, capito? Questo per dirti qual è il clima, ma che è un clima largo, eh? Poi uno di questi, di questa associazione, è il capogruppo al Consiglio Comunale per la Lega, lui non è iscritto, lui fa parte di questo movimento che non mi ricordo come si chiama, Movimento per la Sovranità Nazionale, non mi ricordo, è una roba comunque di destra. E con questa gente c'è un'ottima interlocuzione, loro sanno tutto di me, di lui ha partecipato, Carlo ha partecipato, sanno tutto, no? Eppure con noi hanno vogliono un confronto aperto. Adesso per esempio mi ha telefonato pochi giorni fa Johnny McCarthy, che è il presidente, che è più vicino alle posizioni nostre che a destra, dice: no, vogliamo fare un'iniziativa
sul 68, te ci stai, ma tu sì, però dall'altra parte chi c'è? Ma tu viene un certo Matteo Simonetti, che è uno di Macerate, che ha scritto qualcosa. Su Calergi. Calergi, esatto. Ed è uno comunque che viene dall'estrema destra, per quello che mi ricordo io, ma lo faremo. Un'iniziativa con Conditi, non so se lo conosci, che è uno che credo adesso lavori ingegnere, lavori, c'è tu, no? Ma ce ne interessa. Lavori con, da quello che ho capito, con i 5 Stelle adesso. E che è stato un intervento interessantissimo, appunto, contro l'euro, una spiegazione perfetta, come tu dicevi prima, sulla sovranità monetaria, sul battere moneta, adesso la faccio breve. Questo per dirti qual è, c'è un'area molto interessante, è da stringere, ecco io credo che in questa fase ancora non riusciamo a stringere l'area per, diciamo, distillare il meglio e farne una forza d'urto di partito. Io credo che, almeno qui da noi, faccio un discorso puramente locale, volevo appunto chiederti, tu che hai il pulso della situazione nazionale, cosa succede in giro. Qui da noi io lascerei le cose un po' così, cioè nel senso facciamo iniziative, dialoghiamo, discutiamo, poi chi vota la Lega, chi io voto il partito di Rizzo, ho votato anche i 5 Stelle, non starei adesso a guardare esattamente la cronaca governativa o elettorale, perché parliamo di cronaca, ormai navighiamo a vista mese per mese, non ci si capisce niente, non c'è più nessuno che ha un progetto. Io dico noi perché sono d'accordo su quasi tutto con te, dopo volevo parlare un attimo delle immigrazioni, ma direi mi trovo su tutto, insomma. E quindi noi dovremmo trovare 4-5 temi attrattivi anche per questi, io dico ragazzi perché mi interessano più i ragazzi di quest'area culturalmente di destra. Pochi temi attrattivi su cui noi costruiamo un'identità collettiva. Informazione, ma comunque chiara, ben visibile. Uno, direi, sovranità costituzionale va bene, ma soprattutto il progetto è la costituzione economica, perché il cardine poi è quello, no, noi vogliamo di nuovo la sovranità perché vogliamo che uno Stato vero, rifondato, sia, diciamo, l'elemento progettuale di lungo periodo, cioè diciamo Stato perché va al di là dei singoli governi, è lo Stato che deve, usiamo però la pianificazione economica, piaccia o non piaccia, del resto solo con la programmazione l'Italia è diventato il paese che è, quindi contenzione economica, pianificazione, buona parte dell'economia pubblica, e su questo vediamo anche gli altri come la pensano. L'idea di popolo, patriottismo popolare, sì, io sono per una ripresa dell'idea di patriottismo basato sul popolo, perché il nemico della globalizzazione sono i popoli, vanno destrutturati i popoli. E, infatti sulle migrazioni cosa va detto? Che per il sinistrismo e per il neoliberismo migrare è un diritto individuale, cioè ognuno dovunque nasca deve dire ah mi piacerebbe, sto bene in Inghilterra, ho diritto ad andare in Inghilterra, quindi vuol dire che i popoli non esistono più, no? Se ognuno deve dire ma io me la cavo, gli altri ma vaffanculo, chi se ne frega, me la cavo io, no? Pago io, mi devo io cercare il mio futuro, Questo è un modo per ristrutturare i popoli. Allora io ritengo che bisogna rilanciare l'idea di popolo aggiornandola. Per esempio, al di là di come uno può pensare su Negri, specialmente nell'ultima fase, io Negri l'ho seguito molto, molti anni fa, adesso mi interessa un po' meno, però lo trovo una testa eccezionale comunque. L'idea di moltitudine è stata un'idea molto interessante perché ha individuato un soggetto costituente nuovo contro, diciamo, la globalizzazione. Che non è appunto il soggetto di classe, è la moltitudine, che io la chiamerei tranquillamente popolo, no? Come diciamo una entità protettiva nei confronti della globalizzazione, dentro cui però c'è una dialettica di classe aperta.
cioè la tigre di classe che è quella che poi tiene viva il senso di appartenenza al tuo destino comune. Quindi direi queste cose fondamentali. E poi sulla politica, e poi sull'immigrazione, lì bisogna che parliamo chiaro, da un punto di vista di analisi internazionalista, appunto. L'immigrazione per me sono uno strumento di una guerra, diciamo, una guerra non convenzionale, ma sono uno strumento di attacco per destrutturare ulteriormente l'Europa. Già in Belgio ci sono riusciti, perché appunto gli addirittura sono arrivati a distruggere anche qualunque del popolo con le antiche minoranze etniche tra i Valloni e i fiumeri tedeschi, diciamo. E quindi loro faranno così. Questo è che vogliono fare, no? Islamizzare una parte della società, ognuno con il proprio ghetto, ognuno con la sua cerchia culturale, per cui gli islamici possono pretendere di applicare qui la loro cultura tribale, insomma. Ma questo è il disegno delle migrazioni, no? Al di là degli aspetti umanitari, poi è chiaro che a tutti dispiace se qualcuno muore, però bisogna fare in modo che la gente non parte più, poi quanta gente ci sarà ancora in Libia, non lo so. E poi è chiaro che c'è un business dietro, che è qualcosa di orchestrato anche da questi soggetti agenti della globalizzazione neoliberista che sono l'ONG. Sull'ONG bisogna che prima o poi qualcosa diremo. Dette queste cose, siamo in grado noi di essere un noi in formazione, ma comunque una realtà riconoscibile che ha una storia, perché poi la cosa importante è questa, 5 Stelle, perché falliranno, perché che cazzo sono i 5 Stelle? Noi sappiamo chi sono. Io sempre voglio capire le persone con cui ho a che fare, che hanno una certa età, da dove vengono, perché è molto importante il percorso anche autocritico che uno ha fatto, no? Per riconoscerci in maniera molto franca. E dopodiché gli altri non so chi sono. Chi sei tu? Cioè, dove ti sei formato? Cosa hai studiato? Chi sono i tuoi riferimenti ideali, culturali, capito? Tu conosci Žižek? No, allora come fai a parlare di un certo tipo di marxismo nuovo, del tutto originale? Non so se mi sono fatto il discorso è molto lungo. Quindi noi siamo noi perché in grosso modo sappiamo dove veniamo, perché parliamo lì, abbiamo delle parole comuni, abbiamo parole che hanno un senso comune, appunto. Diamo un peso alle parole. E quindi adesso dici tu cosa vuole il vento in generale. Sì, sì. Non ho due minuti, alle 7:30 dobbiamo andare via, ma insomma credo che noi siamo un po' qui a fagiolo, nel senso che lei mi era Montesi, io mi chiamo Stefano Tenenti, siamo a fagiolo perché citavo Potere al Popolo e noi facciamo ancora parte di un'assemblea territoriale di Potere al Popolo, in particolare quella di Senigallia. Ovviamente Potere al Popolo mostra tutti i limiti che forse non erano così evidenti un paio di anni fa alla sua Costituzione, tanto noi siamo lì, come vedono molti di noi, in cerca della ricostruzione della sinistra, no? Come la matrice comune, siamo alla ricerca e siamo qui anche per questo, perché entrando in crisi anche per progetto, secondo noi, vediamo molto, in modo molto interessante il progetto che ha in mente è nuova direzione. Tanto fa un sacco di post molto interessanti, spero che continui, perché li rilanciamo molto volentieri, perché condivido un po' tutta l'impalcatura delle cose che ho sentito, che mi pare un po' costruita, non so se Carlo Formenti fa parte, mi pare costruita un po' su quel lì. È uno di quelli che viene fuori dopo Potere al Popolo, quando abbiamo rotto lì, quando con Eurostop si è venuto a Potere al Popolo. Intorno a quel testo sono molto centrato, e tra l'altro azzarda le 12 tesi per cui sostiene che il socialismo è sostanzialmente morto, ma fa un'altra operazione, che non è da poco. Ne fa altre 20 in cui suggerisce le modalità con le quali si può ricostruire una sinistra. Vediamo, adesso le rileggo anche meglio, perché penso, come dicevo, è impegnativo. Però ecco, mi pare che
non si può ragionare in termini diversi da quello, visto le crisi sono state. Io adesso non cito manco il centrodestra, il centrosinistra e il PD, è stato definito giustamente sinistrismo, nel senso che non ha niente a che fare con la sinistra, come credo abbiano poco a che fare ormai anche le fondazioni e tutto l'altro mondo che conserva ancora la faccia del martello, ma che di fatto non vedo capace nessuno di uscire dal ghetto nel quale sta rinchiuso, nonostante l'uso dei simboli. Forse i simboli vuoti della CAU sarebbero... Sì, in questo caso, sono vuoti e basta. Sì. Non c'è nessuna occasione destinati a rimanere vuoti. Ecco, quindi che dire, nel senso che vediamo se riusciamo a continuare questo discorso, nella speranza che a questi fallimenti seguono la costruzione di qualcosa che nasce intorno ovviamente alla sovranità, non chiamiamo sovranismo, no, c'è la sovranità di quella serie. Anche di Carlo Galli, insomma, penso che siamo tutti interessati a quel tipo di discussione, quando lui dice vanno a dire i cinesi o russi che non sono sovrani, si incazzano. Ma magari è eccezionale. Io lo trovo sempre molto preciso. Magari è un monumento delle sue. Come dire, è strutturato. E quindi su questo, quindi è l'Europa che non è sovrana. Non è sovrana ormai più negli stati che la compongono, ma non è sovrana neanche l'Europa. Perché dice giustamente, vabbè, vogliamo superare la sovranità dei singoli stati, ma è necessario che sia sovrana l'Europa, cosa che non è, e quindi ci portiamo dietro tutte queste questioni collegate al fatto che la mancanza di sovranità implica la mancanza di tutta una serie di questioni e di distruzione anche dei corpi intermedi, tutto quello che struttura in fondo una sovranità sul territorio e quindi anche uno Stato, se posso usare il termine. Quindi purtroppo queste idee noi le mettiamo anche nell'unione sindacale di base, così non ci facciamo manca niente. Anche questo non è un grande problema. Date alle esperienze delle confederazioni, perché anche lì, quando guardi alle confederazioni, guardi una struttura che ormai regge il sistema. Quindi se qualche modo funzionale, assolutamente funzionale al sistema. Anzi, credo che il sistema non funzionerebbe così bene se non ci fosse la complicità che comunque del radicamento sociale, sta parlando di organizzazioni che vantano la CGL, vanta ancora 5 milioni di iscritti, per dire, dopodiché di quegli iscritti ne fa l'uso, che fa poi bello quando dichiara anche che è contro l'abbattimento di salari, poi dopo quando firma i contratti. Firma i contratti a ribasso, i metalli meccanici per dire hanno avuto un aumento di 1,7 euro nel loro contratto, va bene. Il discorso è lungo. Chi lavora nella CGL quanto prendono? È chiaro che ormai sono ossessionati del mantenimento delle loro strutture, no? Sono gigantesche. Ormai sono finanziati dallo Stato. Attraverso i servizi burocratici, ma sarebbero già crollati. Non lo vedono più, ma non lo vedono ancora abbastanza, sì, è vero. Dopodiché stanno cercando di tengono in piedi questo sistema che stiamo in qualche modo discutendo.